Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale con un nuovo video. Allora, purtroppo oggi non ho un video molto particolare, apro parentesi che tra i prossimi giorni ho già programmato tutto, quindi usciranno dei video un po' inaspettati, però oggi avevo deciso, insomma, non perché non avevo voglia assolutamente, ho sempre voglia di registrare, però avevo deciso di portarvi un video tal che il secondo, diciamo, il primo era stato un po' una presentazione molto facile, proprio presentazione basica, e quindi ho deciso ogni tanto di riportarvi delle domande per far sì, appunto, che io risponda e voi possiate conoscere qualcosa di più, ecco, perché tramite magari video di argomenti diversi non è che conosciamo chissà che, quindi ho deciso insomma di portarvi qualche volta per conoscerci sempre di più. Quindi insomma spero vi piaccia, soprattutto fatemelo sapere se siete d'accordo su questa cosa, se invece appunto non vi interessa chissà che, voglio tranquillamente avanti a portarvi video diversi di diversi argomenti, quindi appunto fatemi sapere questa cosina. Comunque, a parte questo, oggi sono qua proprio per rispondere a 12 domande, quindi iniziamo subito. La prima domanda è: sei felice? Allora, qui ci sarebbe veramente da fare un video intero su questo argomento che ovviamente scoprirete più avanti, non spoilerò niente, ma parlo proprio per ora, ecco, non vado a tirare fuori nient'altro, parlo per ora di oggi, 31 marzo 2021. Oggi, 31 marzo 2021, appunto, sì, sono felice, per fortuna. Seconda domanda: dove vorresti vivere? Allora, principalmente in generale in Italia. Io amo l'Italia e non mi sposterei mai da nessuna parte al di fuori, nel senso che amo viaggiare, amo l'estero, ma secondo me non per viverci, però magari cambierò idea più avanti, cioè, se dovessi cambiare idea ve lo farò sapere, però diciamo che per ora la mia idea è questa, e più precisamente mi piacerebbe avere una casa in Trentino, ma non per viverci, proprio casa di vacanza, casa weekend fissa a Milano, quindi spero di poterla avere presto, di avverare questo mio sogno e di trasferirmi, perché davvero mi piacerebbe un sacco. Ovviamente vi porterò con me se lo dovessi fare. Hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Allora, certamente ci sono situazioni o ci sono state certe cose che ho fatto e magari appunto dopo non sono stata così felice di averle fatte, così sollevata. Però appunto determinate azioni, comunque tutto quello che ho fatto mi ha portato qui dove sono ora con queste scelte, quindi sono felice di essere qua con queste scelte, quindi direi che non mi sono pentita di aver fatto niente, anche se comunque magari certe azioni possono essere sbagliate perché mi hanno fatto arrivare fin qua. La quarta domanda è: com'è la tua collezione? Allora, dovete sapere una cosa, appunto, è per questo che faccio video tag. Io amo la collezione, è il mio pasto preferito, quindi la faccio in un sacco di modi. Ho anche delle nuove ricette che però non ho ancora integrato, quindi se vi interesserà vi farò proprio un video a parte, giusto per non dedicare tutto il video alla colazione. Comunque, vi dico in breve che faccio tre tipi di colazioni differenti: in una mangio la yogurt, in una con la frutta e la granola, in una mangio i biscotti fatti da me. Se volete la video ricetta ve la faccio, con tipo la frutta e la spremuta, e non altro mangio biscotti magari presi al supermercato, quelli che voglio, con le fette biscottate, con la marmellata e sempre frutta, perché ogni mattina io mangio la frutta. Comunque ve l'ho detto proprio velocemente perché sennò dedico tutto il video alla colazione, ma se volete proprio che ve ne parli più approfonditamente vi faccio un video, tranquilli. Fatemelo sapere comunque. Allora, la quinta domanda è: qual è il tuo difetto peggiore? Allora, uno non basterebbe, però vi dico proprio il primo che mi viene in mente, giusto per non starci a pensare tutto il video. Allora, il primo che mi viene in mente è la permalosità. Allora, devo dire che forse sto riuscendo a controllarla in certi momenti, però diciamo che ci sono ancora quelle situazioni in cui magari vado fuori di testa e ce l'ho proprio a mille, quindi si alza tantissimo. Però diciamo che rispetto agli anni precedenti riesco a controllare di più, quindi sono molto felice, anche perché non è che sia stupendo averlo, e soprattutto anche perché per chi comunque mi sta accanto, cioè
Poi domanda numero 6, fiore preferito rosa tutta la vita. Domanda numero 7, credi nell'amore? Allora sì, ci credo, ci ho sempre creduto, ovviamente non ho ancora potuto provare sulla mia pelle cosa si prova, il sentimento, quindi fisicamente, però ci ho sempre creduto e ci crederò sempre e l'aspetterò. Soprattutto, dai, siamo giovani, quindi non pensiamoci ora. Domanda numero 8. Meglio tentare ma poi pentirsi o non tentare e non ciao e non tentare rimpiangerlo. Allora io sono sempre dell'idea, nel senso io non voglio rimpianti nella vita assolutamente, anzi preferisco fare qualcosa e poi pentirmi di averla fatta o comunque fare qualcosa e poi lasciare che vada come vada, diciamo, anche se non è andata bene, però comunque sono felice di averla fatta, di averci riprovato e soprattutto, comunque, proprio da quella situazione, se non ce l'ho fatta, cerco di imparare che cosa ho sbagliato e magari riproporla, rifare ciò che appunto volevo e cercando di migliorarmi, quindi magari poi riuscirci, diciamo. Spero abbiate capito. Comunque, sì, questo insomma, quindi tentare ma poi pentirsi. Cosa fai quando ti senti giù? Allora, in verità faccio diverse cose. Se mi sento proprio giù, comunque normalmente, non eccessivamente, allora faccio un po' quello che mi piace, come scrivere, leggere, andare a fare passeggiate con la musica nelle orecchie, con le cuffie nelle orecchie, oppure fare TikTok e YouTube, sapete che lo amo, che io amo, e cucinare, insomma, queste sono le basiche. Se invece mi sento proprio giù giù, è tanto, nel senso che sono davvero triste e queste cose non riesco a farle perché per farle appunto ho bisogno un po' che la testa sia connessa e in quel caso non sarebbe connessa, quindi mi metto semplicemente sul divano con una bella tisana, guardo la TV e mi rilasso cercando di comunque staccare appunto i pensieri nella testa. Poi domanda numero 10, qual è la cosa più bella che esiste? Allora, secondo me la cosa più bella che esiste è la felicità. Perché tutte le cose belle che comunque abbiamo nella vita, secondo me, ci sono perché c'è la felicità. Quindi secondo me dipendono proprio dalla felicità. Quindi appunto senza la felicità queste cose non ci sarebbero. E quindi per me questa è la base della la base, la cosa più bella che esista, ecco. Vai d'accordo con i tuoi genitori? Domanda numero 11. Sì, e mi ritengo molto fortunata per questo, perché comunque ho vissuto tante situazioni in cui magari ci sono stati battibecchi. Devo dire che comunque qualche anno fa anch'io ero così, ho avuto dei battibecchi, anzi pensavo durasse molto. Invece poi per una situazione appunto le cose si sono sistemate, quindi ora andiamo d'accordissimo e sono molto molto felice, anche perché prima non mi piaceva poi così tanto il rapporto di quando avevamo i battibecchi, quindi sono orgogliosa di questa cosa. Lo sappiate che il rapporto dipende da tutti, quindi sia da noi ma anche da loro. Poi, domanda numero 12, suoni uno strumento? Allora, sì, ho suonato uno strumento, nel senso che prima di entrare in prima media, appunto, ci hanno fatto un provino dove praticamente ci indicavano lo strumento più adatto a noi, poi noi potevamo ovviamente scegliere o no se suonarlo. A me avevano assegnato flauto traverso e alla fine avevo deciso comunque di imparare a suonarlo e l'ho suonato per 3 anni e ora in verità vorrei suonare il pianoforte, quindi sto cercando di trovare un buco per iscrivermi da qualche parte e impararlo, però non so se sarà fattibile, ma vedremo, lo spero tanto. Comunque io spero che il video vi sia piaciuto, ho risposto a tutte le domande, fatemi sapere tra i commenti magari alcune risposte che voi dareste in modo diverso o qualcosa anche di voi. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto nei miei canali con un prossimo video.